Bar Trattoria Sole. A 5 minuti di auto dal centro storico di Rimini puoi trovare un locale d'accoglienza calda e generosa. Oltre a Enzo e Ornella, lavorano alla Trattoria Sole anche i figli Daniele e Danilo, la nuora e la suocera, un vero pilastro della cucina. Tra i piatti più apprezzati, le tagliatelle fatte in casa, ma anche le carni alla brace, i contorni alla griglia e le verdure di stagione. Bar Trattoria Sole, via Santa Aquilina 34, Rimini, telefono 0541 756 96. Hai una vettura oppure un veicolo commerciale Volkswagen? Da 20 anni il punto di riferimento è Forti, Riccione, via Vercelli 5, vicino all'aeroporto di Rimini. Forti, assistenza, magazzino, gommista, elettrauto, vendita, nuovo ed usato, garantito. Vieni a trovarci a Riccione, via Vercelli 5, www.fortiauto.it. Problemi di spazio? Metti le tue cose al sicuro con Metrobox. La soluzione ai vostri problemi con spazi da 1 a 50 metri quadri. La tua soluzione è Metrobox in via Emilia 124 a Rimini, telefono 0541 74 35 13. Buonasera da amica al distante e benvenuti a questa nuova puntata di Basket Junior TV. Oggi per me è una puntata davvero particolare, Silvia. Buonasera anche da parte mia. Perché oggi ospite è la mia squadra. Oggi giochi in casa, giochi amiche, veramente quindi... in casa. È la mia squadra, è la squadra in cui ho iniziato a giocare a basket da piccolino. Ed è per me veramente un grande piacere avere ospiti in studio i bimbi e i dirigenti della Polisportiva Stella. Quindi direi di andare subito a salutare i miei ospiti. Guarda che bel effetto che fanno con le felpe. C'era anch'io la felpa così, quella bellissima. È bellissima, eh? Sì. Veramente bella. Quindi andiamo subito a salutare il presidente della Polisportiva Stella, Carlo Oppi. Buonasera Carlo. Buonasera. Buonasera. Il responsabile del basket e vice allenatore della promozione, nonché dell'Under 20, Fabrizio Padovani. Buonasera a tutti. E responsabile del mini basket, Danilo Foschini. Buonasera. Un applauso, Bim, facciamo un applauso, no? Bene, io vorrei chiedere subito a Carlo di presentarci un po' la Polisportiva, quali sono le vostre iniziative, in quali squadre ci sono nella Polisportiva e cosa si fa alla Stella. Allora, la Stella, le prime notizie sull'esistenza della Stella risalgono al 1909, chiaramente col calcio. Negli anni 70 sono arrivati basket e pallavolo, le nostre squadre stanno andando bene quest'anno perché il calcio disputa il campionato di promozione, il volley il campionato di B2, il basket, il campionato di promozione, per ora è imbattuta e non per scaramanzia non dico nient'altro, quindi comunque siamo soddisfatti. Poi chiaramente tutti i settori hanno un settore giovanile molto numeroso, in tutto alla Stella ci sono circa 530 ragazzi che svolgono le varie attività. Beh, quindi... è una realtà veramente importante nel panorama sportivo riminese, la Stella, quindi complimenti al presidente che dirige molto bene questa Polisportiva. Io vorrei chiedere a Fabrizio invece di presentarci un po' la sezione basket, quali squadre ci sono e come sta andando fino adesso, diciamo, il campionato, molto un bilancio veloce. Dunque, la Polisportiva ha, come ha detto Carlo, una prima squadra che milita nel campionato di promozione, attualmente imbattuta, formata da ragazzi
tra virgolette, ragazzi, giovani, tra virgolette, quasi adulti, di varie fasce d'età, e con un paio di ragazzi del settore giovanile che integrano la rosa della prima squadra. E poi a scendere abbiamo tre squadre di categoria giovanile, un under 20, quindi per le annate 98 e 99, e due squadre di under 18 per le annate 2000-2001 con qualche 2002 diciamo in aggiunta. E la squadra di under 20 e una delle due squadre di under 18 sono circa a metà classifica del rispettivo campionato di categoria. La seconda squadra under 18 è leggermente sotto, però sono ragazzi che vengono in palestra molto volentieri, molto affiatati e si allenano con entusiasmo, al di là dei risultati sportivi che possono essere più o meno felici a seconda anche degli avversari che si incontrano. Beh, io devo dire che da quando sono alla Stella il risultato sì, ci si guarda, ma la cosa fondamentale è, come sempre, divertirsi, stare bene assieme e vivere una realtà sportiva educativa e sana, no? Non trovi? Sì, sicuramente l'ambiente in cui si trovano i ragazzi, ma anche le famiglie che portano i loro figli alla Stella, non è un ambiente esasperato dal punto di vista agonistico, tutt'altro. L'obiettivo principale è quello di permettere a chiunque, a prescindere dalle sue capacità fisiche, tecniche e sportive in generale, di svolgere l'attività che preferisce, che predilige, senza per questo negargli l'opportunità di farlo. Dopodiché, naturalmente, il ragazzo è consapevole e matura personalmente l'idea di poter continuare o meno lo sport che ha scelto in base alle sue preferenze, ecco, diciamo così, se si entusiasma o meno, se crea un gruppo di amici all'interno del quale poi continuare a venire a svolgere attività. Molto bene. Michele, dammi una parola, perché sì, qua ci divertiamo. Allora, questo è di divertire, qua ci divertiamo parecchio, qua siamo in fermento, no? Andiamo a presentare i nostri bimbi, che vedo che sono anche misti, maschi e femmine, giusto? No? Certo. Perché ma alla fine noi siamo poche ma buone, no? Allora, partiamo appunto da questa bimba. Anna? Padovani. Anno? Di che anni, quanti anni hai, Anna? Di che anno? Sette. Tosta, eh? Sei tosta, Anna? No. No? Alessio? Ninelli. 2010, ho 7 anni. Bravo, che bravo. Sono emozionati, ma prima erano tutti... Il 2 settembre faccio il compleanno. Ti faremo gli auguri. Ancora è lunga, però. No. Alice Rossi. Quanti anni hai, Alice? 6. Bravo, lì. Simone. Sei più grande te, Anna. Simone. Gelletti. 7 anni. Ok. Leonardo Zanotti, 7 anni. Va bene, Leonardo? Io sono Matteo Padovani, ho 10 anni. Te sei grande, sì. Sei un po'... È tuo fratello. Com'è? Come vanno i rapporti? Male. Ma benissimo. Sono Federico Vandi e ho 9 anni. Ah, sei grande anche tu, Federico. Più o meno siamo tutti lì. Bene, dopo aver presentato questo bellissimo gruppo di bambini, direi di andare a fare due chiacchiere con il responsabile del mini basket, Danilo Foschini, che ci presenta un po' la sezione del mini basket con le squadre che ci sono alla Stella e due parole sull'andamento del campionato. Buonasera, noi abbiamo 4 gruppi di mini basket che sono... diciamo, il primo gruppo sono comannate 2006-2007, poi c'è un altro gruppo che è 2008-2009 e poi abbiamo il 2010-2011 e questi sono i 4 gruppi principali del minibasket. Più c'è anche un gruppo di microbasket e qui abbiamo anche la rappresentante, che sono alle prime armi e sono... siamo molto felici, però, perché abbiamo comunque un buon riscontro in generale anche come numeri, perché comunque siamo, diciamo, su una settantina di ragazzi, quindi ogni anno sono in crescita e
siamo molto contenti sia dei ragazzi ma anche delle famiglie che ci seguono un po' in Quindi tutte le nostre attività. Quindi siete cresciuti rispetto Sì, è un paio d'anni che si fa sempre fatica ultimamente perché comunque è un po' tra la crisi, le spese, perché a volte i bambini vediamo che in altre realtà calano, invece noi per adesso siamo in crescita. Questa è una cosa positiva. Ma siamo anche molto contenti dei ragazzi perché sono molto bravi, insomma. Mica, andiamo a fare la domanda perché... Sì, io direi di fare subito una domanda. Quindi bimbi state attenti, facciamo un quiz con tre risposte. Quindi direi di lanciare subito la sigla del quiz. Niente sigla, partiamo con la domanda. Oggi direttamente... Questa è tosta. È una domanda difficile, però secondo me qualcuno potrebbe indovinare. Qua suggeriscono già, vedo. È una domanda, diciamo, un pochettino complicata. Allora, ve la leggo. Qual è l'unico giocatore italiano ad aver vinto il titolo NBA? A. Andrea Bargnani. B. Marco Bellinelli. C. Danilo Gallinari. Allora, dovete scrivere nel foglio il nome, il cognome e la risposta che pensate sia esatta. A, B o C? Mentre i bimbi si interrogano sulla domanda del quiz, io vorrei chiedere a Carlo e innanzitutto quali sono gli obiettivi a livello appunto di prima squadra e di settore giovanile per la polisportiva per la stagione e per la prossima magari? Beh, l'obiettivo della prima squadra ormai non si può più nascondere, chiaramente è quello di passare di categorie e riuscire ad arrivare in Serie D. Io allora, non sapevo neanche che eravate imbattuti, complimenti. Imbattuti, lo diciamo sottovoce. Tanto, gli chiedo come va, ma evidentemente scaramantico. No, stiamo andando bene, la squadra è unita, è chiaro che in Emilia su 72 squadre partecipanti al campionato di promozione, 4 vengono promosse in Serie D, quindi è un imbuto abbastanza stretto. Però speriamo, anche perché una prima squadra da un livello superiore è un traino anche per tutte le giovanili. Esatto. Giovanili ci siamo trovati per varie ragioni, situazioni cittadine, concorrenze e così, ad avere, come si suol dire, un buco. Cioè ci mancano le annate dal 2003 al 2005, che adesso già l'anno prossimo pensiamo di incominciare a colmare con la crescita del settore mini basket. Beh, io direi che è molto importante la crescita del settore giovanile e del mini basket. Io stesso ho iniziato appunto a muovere i primi passi su un campo da basket lì alla polisportiva. Il mio primo allenatore è stato Della, il mitico Della, e quindi è molto molto importante divertirsi, perché io mi ricordo che mi divertivo un sacco a giocare a basket e mi piaceva molto. Quindi vorrei chiedere a Danilo come si può invogliare i ragazzi a giocare, come si fa a far divertire ancora di più i bimbi mentre giocano? È una domanda un po' difficile. È una domanda tosta. Nel senso sì, perché ogni bambino è, diciamo, a sé. Noi cerchiamo appunto di fargli crescere la cultura, soprattutto a quest'età, di fargli amare il gioco del basket al di là della competizione e del risultato. E poi comunque per molte cose, in effetti, diciamo, il mini basket deve essere un pochettino più un educatore, tra l'altro, più che, capito, un discorso tecnico, è più un discorso, tra virgolette, di educare un po', educare è una parola grossa, cioè nel senso, sì, educare, cioè non è che... Però c'è un ruolo importante discorso, anche dell'educazione dei ragazzi. È più appunto il rispetto del compagno, il divertirsi insieme, il, diciamo, tra virgolette, iniziare a vederci più come una squadra, un gruppo di amici, perché a volte noi vengono direttamente dall'asilo e crescono con noi, e comunque sai, l'asilo sono più individualisti, i bambini, ognuno ha la sua palla, se la togli è una tragedia, e però vedo che insomma
Mica, diamo la risposta. Sì, direi di dare la risposta. Diamo la risposta, bimbi, quella esatta? La risposta. A, B o C? B, esatto, bravi. Era Marco Belinelli. E io direi di fare vedere anche un contributo video con un'intervista fatta proprio a Marco Belinelli subito dopo la vittoria del titolo NBA con i San Antonio Spurs. Quindi, appena la regia è pronta, si fa partire il video, vedremo l'intervista a Marco Belinelli. C'è un ringraziamento, una dedica particolare che vuoi fare. Sono tante le persone, ma uno, due, tre, magari un gradino sopra. Beh, sicuramente la mia famiglia, mia mamma, mio padre, che probabilmente mi stanno guardando adesso. Sono sempre stati... Hanno sempre creduto in me. Nessuno ha mai creduto in me in questi anni e... Alla fine ho vinto. Sentivi però anche tutti quelli che erano dalla tua parte, al di là della tua famiglia. Sì, sicuramente sì, tutti gli amici che mi hanno seguito, mi hanno scritto mille messaggi. San Giovanni che ha aperto la bisofila per guardarmi fino adesso. Ti lasciamo le tue emozioni. Abbiamo visto tutta la commozione, tutta l'emozione di un grande campione come Marco Belinelli e io vorrei chiedere a Fabrizio quanto è importante secondo te nel mondo del basket un testimonial come Belinelli per far crescere sia il movimento e anche per far crescere la voglia di giocare nei bimbi e nei ragazzi? Beh, io penso che qualunque giocatore di basket fin dai più piccoli a crescere abbia o abbia avuto dei modelli di riferimento a cui ispirarsi e credo che questo poi succeda anche in generale nello sport, che sia un compagno di squadra, che sia un giocatore famoso di cui si vedono le geste in TV e poi si cerca di replicarle nel campetto vicino a casa ripetendo i tiri o le azioni più belle che si vedono da parte di questi giocatori che comunque hanno fatto molti sacrifici per arrivare ad alto livello e secondo me deve essere non un punto d'arrivo per questi ragazzi, per questi bambini che iniziano, che giocano a basket, ma deve essere comunque un'ispirazione, deve fargli capire che ognuno ha la possibilità di raggiungere il proprio massimo, il proprio limite che gli è concesso se si impegna, se lo fa, se ci mette dedizione, se ci mette passione e soprattutto divertimento, perché non deve essere un sacrificio, al di là del sacrificio comunque che un minimo è richiesto, deve esserci alla base il divertimento e la passione nel gioco del basket per poter poi raggiungere determinati risultati. Io direi che appunto la passione è fondamentale perché senza di quella non si va da nessuna parte e io vorrei chiedere a Carlo, secondo te come si può far crescere ancora di più la passione nei ragazzi, sia da quelli più piccoli a partire poi salendo sempre di più a quelli più grandi, come si fa a far appassionare qualcuno? Beh, prima di tutto gli istruttori devono avere loro la passione, la voglia di andare in campo e di allenare, al di là professionisti o dilettanti. Per esempio io seguo, oltre alla squadra Under 18, fra l'altro stasera alle 6:15 c'è il derby Under 18A, Under 18B. Bella stellina. Comunque, io seguo i bimbi piccolissimi, i bimbi del 2012-2013 quest'anno. E il fatto è farli divertire, farli appassionare al gioco. Magari io non gli insegnerò niente a livello tecnico, però trovare, per esempio, c'è una ragazzina che adesso gioca in Serie C femminile, che ha incominciato con me, e quella è la soddisfazione. Vuol dire che gli abbiamo trasmesso la passione per il gioco e sono andati avanti. Per esempio anche Joel Myers ha incominciato da noi mini basket molti anni fa.
e adesso va avanti. Mi fa piacere che l'ha riconosciuto anche in un'intervista su Superbasket la sua origine alla Stella. Quindi, cioè, devono essere dirigenti, allenatori che trasmettono la passione ai ragazzi, soprattutto farli divertire, trattarli correttamente, anche a volte severamente, sempre nei limiti della correttezza, però sì, bisogna trasmettere, perché vedere questi ragazzi, questi bambini che entrano in palestra contenti, si divertono, corrono, così è la maggiore soddisfazione per tutti. Guarda Carlo, hai detto delle cose perfette, perché il nostro programma poi è nato anche il nostro dalla passione, perché parlare di certe realtà, soprattutto dei settori giovanili, che magari è da lì che nascono anche i campioni, no? Come hai detto tu, il fatto di aver nominato la Polisportiva Stella per noi è stato un onore, perché è giusto che si ricordino da dove sono nati, ed è giusto anche parlare di queste realtà che vanno avanti soprattutto con la passione, perché magari, come ci è stato detto dalle altre, i fondi sono quelli che sono, no? Quindi principalmente è la passione che spinge, no? A fare questa cosa qui, che poi si inculca anche ai bambini. No, no, certamente, tutto lì. Io mi ricordo quando giocava Joel Myers alla Stella, c'era anch'io in quel gruppo, e mi ricordo che un paio di volte quando arrivava Carton c'era festa grande lì alla Stella, oddio, c'è Carton, mi facevo fare l'autografo, quindi direi che... A qualcuno è venuto mai chiedere a te l'autografo? A me purtroppo, no, ti dico, un ragazzo una partita dei Krebs mi ha chiesto l'autografo perché ha detto che sono un bravissimo speaker. Ah, ok, bene. Io ero molto contento. E io, prima di andare in pubblicità, vorrei chiedere a Fabrizio invece come il percorso naturale del settore giovanile è appunto fare tutta la trafila fino ad arrivare in prima squadra. Io stesso ho iniziato alla Stella, poi ho giocato in qualche altra squadra, ho fatto gli ultimi anni di giovanili lì alla Stella e adesso fortunatamente mi sono ritagliato il mio posto in prima squadra. Come si può fare appunto per invogliare i giovani a continuare? Magari alcuni giovani si perdono per strada, studio, una cosa, un'altra, smettono di giocare. Secondo te cosa è importante per far andare avanti appunto un ragazzo? Ma innanzitutto deve esserci la passione personale, la voglia di giocare, il piacere di giocare a basket. Ed è importante naturalmente anche creare le condizioni intorno al ragazzo a livello di società sportiva affinché lui si trovi a suo agio e quindi venga con piacere in palestra, sia perché ha un gruppo di compagni con cui si trova bene, sia perché si è instaurato un rapporto costruttivo con l'allenatore, con i dirigenti che comunque sostengono l'attività quotidiana delle squadre della Polisportiva Stella. E dopodiché il ragazzo deve anche avere degli obiettivi da poter raggiungere, quindi sia gli allenatori che comunque la società sportiva devono essere consapevoli delle potenzialità del ragazzo, non illuderlo di poter raggiungere chissà quali traguardi, ma allo stesso tempo fargli capire che certi traguardi sono alla sua portata. Uno di questi traguardi potrebbe essere il raggiungimento, il completamento del percorso del settore giovanile fino al raggiungimento della prima squadra, come è già capitato ed è a tutt'oggi capita con alcuni ragazzi appunto che stanno disputando gli ultimi anni di categoria giovanile e allo stesso tempo svolgono attività, allenamenti con la squadra di promozione. Poi naturalmente nel percorso di crescita possono succedere, diciamo, tante cose, anche non solo cestistiche, anche extra cestistiche, c'è lo studio, situazioni personali o comunque extra sportive che incidono sulla crescita del ragazzo, però io penso che se si ha la fortuna di avere una famiglia alle spalle che ti sostiene, condivide la tua passione, tu stesso ci metti del tuo e ci metti impegno e dedizione e ti diverti, hai la possibilità di arrivare al massimo delle tue possibilità al raggiungimento dei traguardi più alti. Molto bene, quindi ringraziamo Fabrizio, salutiamo i bimbi del mini basket che adesso verranno sostituiti dai loro colleghi più grandi. Io premierei Alessandro, che ha detto che compie gli anni il 22 settembre, giusto? No?
Sì. Alessio, scusami. Hai ragione. Ecco qua, chiedo scusa. Allora, comunque, alla fine, visto che lui ha alzato la mano, non scappare, che ti diamo un fantastico premio offerto da Punto Gold Sport. Quindi rimanete con noi, vi diamo appuntamento a fra poco dopo la pubblicità. Bar Trattoria Sole. A 5 minuti di auto dal centro storico di Rimini puoi trovare un locale d'accoglienza calda e generosa. Oltre a Enzo e Ornella, lavorano alla Trattoria Sole anche i figli Daniele e Danilo, la nuora e la suocera, un vero pilastro della cucina. Tra i piatti più apprezzati, le tagliatelle fatte in casa, ma anche le carni alla brace, i contorni alla griglia e le verdure di stagione. Bar Trattoria Sole, via Santa Aquilina 34, Rimini, telefono 0541 756396. Hai una vettura oppure un veicolo commerciale Volkswagen? Da 20 anni il punto di riferimento è Forti, Riccione, via Vercelli 5, vicino all'aeroporto di Rimini. Forti, assistenza, magazzino, gommista, elettrauto, vendita, nuovo ed usato, garantito. Vieni a trovarci a Riccione, via Vercelli 5, www.fortiauto.it. Problemi di spazio? Metti le tue cose al sicuro con Metrobox. La soluzione ai vostri problemi con spazi da 1 a 50 metri quadri. La tua soluzione è Metrobox in via Emilia 124 a Rimini, telefono 0541 74 35 13. Rieccoci, bentornati con Basket Junior TV. Abbiamo salutato il responsabile del mini basket Danilo Foschini ed è con noi Andrea Guerra, che è il vice allenatore dell'Under 18, quindi salutiamo Andrea Guerra, buonasera. Salve, buonasera a tutti. Che è qui con i suoi ragazzi dell'Under 18 che sono venuti ad accompagnarlo in studio, quindi direi di presentarsi un po' questo gruppo dell'Under 18, come sta andando il campionato e quali sono, diciamo, i vostri obiettivi per la stagione? Allora, quest'anno sta andando abbastanza bene, poteva andare meglio onestamente, però quando non può farlo, insomma. E stiamo combattendo ancora per un posto nei playoff, ancora non abbiamo perso tutte le speranze, anche se attualmente non dipende più solo da noi, ma anche da qualche altra squadra, il nostro passaggio per i playoff. Quindi, dai, speriamo insomma che si riescano a incastrare i risultati, quindi facciamo un grosso in bocca al lupo ai ragazzi dell'Under 18. Io vorrei dire, sì, se vado vuoi andare a presentarseli, a farceli conoscere, vengo da voi, questi rappresentanti della squadra Under 18 che sono altissimi. Io sono Lorenzo Guerra e gioco nel ruolo di guardia. Io sono Matteo Tonti e gioco anch'io nel ruolo di guardia. Due guardiani, insomma. E io sono Alessandro Santini e gioco come playmaker. Ah. Quindi abbiamo un trio di esterni qui oggi in studio. Come siete messi in classifica? Siamo quinti a pari merito con una o due squadre. Ah, buono, no? Dai, insomma, un bel campionato che speriamo si chiuda in bellezza. Io vorrei chiedervi come Andrea, come allenatore, e vi allena il capallenatore è Andrea Galli? Come sono i due Andrea come allenatori? Ma sai, sono dei bravi allenatori. Ogni tanto c'è il nostro allenatore, quello serio, Andrea Galli, che è quello serio. Dai, già qui una frecciatina. È già un suicidio il prossimo allenamento. Te lo sei guadagnato. No, dai, ogni tanto si incazza. Non si può dire, mettiamo un bip. Si arrabbia abbastanza ogni tanto. Fa bene. A volte sì, a volte no. Bisogna strigliarvi, no? No, alla fine. Come mai si arrabbia? Si arrabbia perché molte volte non facciamo quello che vuole lui. E come mai? Dimmi un po'.
A cosa pensate? Siamo un po' pigri, abbiamo la testa tra le nuvole. Under 18, pigri, la testa fra le nuvole, no? Siete innamorati? Alcuni di noi sì. Ride, non dice niente, sì, lui lo è. Come sono i vostri coach? I coach sono bravi, ma noi siamo bravissimi. Non abbiamo nessun tipo di problema con loro. E vedo che non mancano di personalità. Non ci faranno fare suicidi il prossimo allenamento, diciamo. Forse con questa vi siete salvati, con la tua dichiarazione. Io comunque vedo che il vostro coach che qui ha un look... Sì, è un bellissimo look. Gli dona molto, poi con quei baffetti arricciati è veramente cercando sta cercando di mettere una pezza a quello che dopo averti dato dell'allenatore non sei. Chiediamo a lui, esatto, come sono i ragazzi, no? Adesso, cioè, per par condicio, appunto, chiediamo ad Andrea Guerra un commento sui suoi ragazzi. Allora, i ragazzi mi metto un attimo qua, sono così. Un gruppo meraviglioso, sono uniti tantissimo, tanti giocano da parecchio tempo insieme, alcuni altri si sono uniti quest'anno o negli anni precedenti, formano un bellissimo gruppo. Adesso non posso sicuramente dire che non ci mettano impegno e la testa in quello che fanno, insomma, assolutamente cuore e impegno in quello che fanno. Siamo molto contenti, sia io che Andrea Galli, che è il coach, l'head coach, e quindi io non posso che fargli sempre, io gli faccio sempre i complimenti, perché uso sempre dire che è sempre più quello che loro insegnano a me di quello che io posso insegnare a loro. Beh, alla quindi... fine, quando si allena spesso e volentieri succede che si impara anche e soprattutto dai ragazzi. Assolutamente, no? Assolutamente, sono veramente un bel gruppo, sono contento ogni tanto, diciamo che la tirata d'orecchi ci sta. Hai fatto la voce ogni tanto, Andrea? Ma capita qualche volta, sempre in maniera molto, molto adesso, corretta. Oggi però, in rappresentanza sono in tre, ma c'è quello che è un po' più tosto? C'è. Uno dei più tosti non è qui, un altro è seduto di fianco a te, ma non glielo diciamo. Perché... mi sono seduta proprio, che poi ho deciso, ho detto mettiti qui, no? Perché, certo, ah, sì. Come mai... Boh. In fondo vi volete un gran bene. Assolutamente, perché... questo è vero. Ma io sono, dai, ogni tanto un po'. Da quanti anni è che sei alla Stella? Allora, questo è il secondo anno di fila che mi alleno. Però ero già venuto in passato, ho cambiato squadra. E quindi sono bene o male 4 anni, penso, che sono alla Stella, diciamo. E comunque mi sono trovato molto bene perché, come diceva Andrea, siamo un gruppo molto unito e niente, dai, ci vogliamo bene. Il più diligente invece chi è? Il più diligente direi che è lui. Quindi abbiamo le due facce. Ah, il capitano, quello innamorato. Bene, bene. Io vorrei fare una domanda a Fabrizio, però, e vorrei chiedergli quanto sono importanti i dirigenti, gli allenatori e i genitori che appunto si danno il loro tempo alla polisportiva. Tu sei tutte e tre queste cose, no? Perché sei un allenatore, un dirigente e un genitore, perché sì, diciamo, due di quelli dei bambini di prima facevano di cognome Padovani e diciamo che penso che li conosci abbastanza bene. Purtroppo, mio malgrado, li conosco molto bene. No, e... Ti porti il lavoro anche a casa? In un certo senso sì. Diciamo che il basket non finisce in palestra, ma va avanti anche oltre. No, oltre, diciamo, ai giocatori e agli allenatori, che naturalmente sono il cuore pulsante della Polisportiva Stella, l'attività non esisterebbe se non ci fossero alle spalle dei dirigenti che aiutano le squadre negli aspetti organizzativi, quindi nella gestione dei campionati, nella gestione delle trasferte, nella presenza stessa alle partite per quanto riguarda il tabellone segnapunti, il referto segnapunti, eccetera. Quindi spesso questi dirigenti sono genitori di ragazzi che giocano o hanno giocato alla Stella, ai quali è rimasta la voglia, la passione, o comunque si sono affezionati alla Stella stessa proprio per il modello sportivo che rappresenta. Vorrei approfittare della presenza di Andrea al mio fianco perché, come me,
lui è genitore di Lorenzo qui presente in studio, dirigente accompagnatore della squadra in cui milita il figlio e non ultimo si è messo in gioco in prima persona completando la formazione da allievo allenatore, quindi si è allacciato le scarpette da basket e è andato in palestra a sudare le proverbiali sette camicie per conseguire il patentino di allievo allenatore, perciò adesso ha pieno titolo e anche allenatore, perciò per certi versi anche lui ha ricoperto e sta ricoprendo tutti i ruoli che previsti dalla Polisportiva Stella. Diciamo che quella tripletta di ruoli è molto, molto ambita. Diciamo. Noi, per noi è anche molto importante, nel senso che è un contributo decisivo per poter portare avanti la nostra attività. Bene, quindi ringraziamo tutti gli allenatori, genitori, dirigenti. Quanti siete in tutto? Come dirigenti? Abbiamo ogni squadra ha il suo capo allenatore, quindi tre giovanili, tre allenatori. Più tutti quelli che... E ogni squadra ha un dirigente accompagnatore. Poi dopo, naturalmente, sia per il settore giovanile, sia per il mini basket. Quindi diciamo che al minimo ogni squadra ha due persone di riferimento che ne seguono l'attività. Bene, io direi che è arrivato il momento della domanda del nostro quiz. E dopo voglio chiedere, la passione ti è venuta perché andavi a vedere tuo padre, tu giocavi, no? No, guarda, è l'inverso. A me è venuta la passione per il basket andavo a vedere Lorenzo. È proprio questo il bello, perché... Lui il tuo padre ti portava a vedere il calcio, dicevi no, io voglio giocare a basket. No, è sempre stato non è stato mai un sostenitore del calcio, ha sempre preferito che io facessi un altro tipo di sport, ma ha fatto provare vari sport e mi sono innamorato del basket più o meno quando avevo 5 anni e dopo da lì ho sempre continuato a giocare a basket e ho fatto appassionare anche mio babbo. Adesso com'è avercelo come coach? Bello, cioè almeno... Faccio un'altra domanda? No. Cioè è bello averlo lì perché comunque c'è, oltre a supportarti da padre ti supporta anche l'allenatore e ti può dare degli ottimi consigli. A casa? Ve lo portate anche a casa questa cosa? Ogni tanto sì, perché ci ogni tanto fa arrabbiare però dai. Ci confrontiamo anche a casa, i nostri confronti continuano anche, lui fa la doccia, lo porto a casa e dentro la macchina parliamo di quello che è successo anche dentro all'allenamento o alla partita, certo. Ho capito. Molto bene. Passiamo alla domanda alla domanda del quiz, appena arriva la grafica dalla regia. Eccola qua. Allora, quale squadra ha vinto lo scudetto della Serie A di basket nella stagione 2016-2017? A. Olimpia Milano, B. Aquila Trento, C. Reyer Venezia. Questa è una domanda... La sapete, no? Io non la so. Te non la sai, no. Silvia? Non vi posso suggerire. Ecco, direi che se i nostri ragazzi sono pronti, gli diamo la risposta. Lui lo sapeva già. La risposta esatta era la C, la Reyer Venezia. Lo sapevate tutti e tre. Bravi, bravissimi, quindi complimenti ai nostri ragazzi, dopo estrarremo a sorte il vincitore del nostro fantastico premio e io direi adesso di parlare di un argomento che secondo me è molto molto importante, non è un argomento bello nel termine più stretto della parola, è un argomento che secondo me merita attenzione per quello che è successo. Perché appena parte il video vi mostreremo uno quello spezzone, di cui avevamo parlato la scorsa puntata. Accennato anche la scorsa puntata, una partita di under 18 eccellenza, quindi ragazzi come quelli che abbiamo in studio oggi che hanno giocato per perdere. E appena è pronto il video direi di farlo partire per mostrare appunto queste immagini. Fotocanestro. Tecnico.
Poverino, cioè, era uno schifo. Tutte le parti di basket ne ha parlato. Eccoci in studio dopo delle immagini che obiettivamente sono abbastanza agghiaccianti, visto che ci sono stati dei ragazzi che hanno fatto addirittura autocanestro. Io vorrei chiedere a Carlo un commento su questa vicenda, che purtroppo di commentabile è veramente poco, però vorrei sentire la tua opinione. Allora, io parlo anche come dirigente federale, perché sono delegato della federazione per la provincia di Rimini. Non è la prima volta che succede un episodio del genere, questo è sicuramente quello più eclatante, perché magari in altre occasioni magari una squadra, ha perso con più classe, diciamo. Sì. No, sì, il problema... magari questo è stato proprio... No, questo è stato esagerato. Poi erano arrivati a fine partita sul 35 pari e gli arbitri non hanno fatto disputare i supplementari. Quindi è stata una cosa allucinante. Tu lo sapevi già di questa cosa qui? Sì, ovviamente. Sì, ne avevamo già parlato, l'avevo visto, così l'avevo commentata. Cioè, il suggerimento che è arrivato da più parti alla federazione è non pubblicare prima i gironi, prima della fine della fase eliminatoria. Perché uno sa già che se vince va a giocare, come in questo caso a Siena, siamo in Puglia, a Siena, a Firenze, così, mentre chi perde va a giocare a Napoli, che è più comodo. Basta che la federazione non pubblichi le composizioni dei successivi gironi, per cui a fine della prima fase della stagione regolare, uno vince, perde, si classifica a qualche livello e si gioca così. Comunque, ripeto, questo è un caso molto eclatante, ma non è la prima volta, purtroppo, che cose del genere succedono. Io vorrei chiedere ai due allenatori se voi ordinereste mai ai vostri ragazzi di perdere apposta una partita, nel senso, in una situazione del genere, voi come vi sareste comportati? Ma pur senza conoscere a fondo, diciamo, la situazione in cui si è verificata questa triste vicenda, personalmente non mi sentirei mai di dire ai miei ragazzi giocate per perdere, perché andrebbe contro sia le mie convinzioni personali, sia contro quello che è lo spirito del gioco, lo spirito di lealtà sportiva, e comunque significherebbe offendere innanzitutto i ragazzi stessi, che il loro l'impegno e gli sacrifici che fanno quotidianamente quando vengono in palestra. Soprattutto offende i ragazzi, e c'era una scritta molto bello, offendeva veramente lo spirito dello sport. Un comportamento come questo da parte di uno o due allenatori, in questo caso, è assolutamente offensivo nei confronti dei ragazzi che allenano e dello sport in generale. Assolutamente, io penso che non penso che riuscirei mai a fare una cosa del genere. Va contro tutti i principi, assolutamente. No, poi Silvia. Nessuno che tutti e due i coach, cioè nessuno che abbia detto qualcosa, no? Evidentemente. Ma erano tutti sulla stessa linea. Era abbastanza evidente, sembravano dei ragazzini che giocavano con una palla senza sapere neanche. Si tratterebbe di capire anche se gli allenatori stessi siano stati marionette nelle mani della società, che dall'alto ha imposto non si questa sa. Scelta. Dopo, forse poi, perché hanno aperto appunto l'indagine, forse perché vogliono capire. Sì. Ragazzi, che cosa mi dite? Io penso che lo sport sia bello anche perché è una cosa competitiva. Magari
nella vita come nello sport è bello perché ci si mette in gioco, ci si mette alla prova con gli altri e no, che stimoliare. Esatto, ci si dimostra, si dimostra a se stessi cosa si può fare, cosa si può diventare. E facendo questo magari io personalmente avrei voluto vincere, perché andando a giocare con una squadra magari più forte mi sarei sentito magari più parte di qualcosa magari di più grosso, insomma avrei sfidato persone più forti e mi sarei divertito di più, cioè questo è il mio ragionamento, poi non so. Sì, sono d'accordo con quello che ha detto Alessandro, anche perché cioè, io il basket lo vedo anche come uno sport dove bisogna sfogarsi, e se un mio allenatore mi verrebbe a imporre di perdere una partita la troverei non come un metodo di sfogo ma come qualcosa che arricchisce la mia rabbia, ovviamente in modo negativo, e non è veramente bello. O mettersi magari anche tutti d'accordo e dire col coach: no, noi non scendiamo in campo, cioè non scendiamo a giocare perché non ci va bene, perché magari un singolo non valeva, magari mettere tu da capitano. Beh, questo è anche una mancanza di rispetto nei confronti del lavoro fatto durante l'anno, in quanto per essere arrivati in una finale secondo o terzo posto di un campionato comunque di alto livello come l'Under 18 Eccellenza significa che i ragazzi ci hanno messo veramente il cuore, ci hanno messo l'anima e hanno comunque una certa qualità, un certo livello, una certa tecnica, e scendere in campo per perdere apposta e buttare via un anno della propria vita, un anno speso a fare sacrifici per arrivare a questi risultati non mi sembra molto coerente, ed è anche una è colpa anche della società che ha permesso agli allenatori di trarre queste conclusioni. Diciamo che la colpa è un po' di tutti, chi secondo me ne pagherà più le conseguenze sono i giocatori, sì, perché poi vedersi anche così di fronte a tutti, perché poi adesso sappiamo che i social network sono una cosa virale, quindi fanno il giro di tutto il mondo, cioè vedere che loro sono l'emblema di questa scorrettezza, mi auguro che la prendano in futuro in positivo, cioè di non farlo più, di cambiare, però è dura. Ma visto Carlo, i provvedimenti che sono stati presi, perché i provvedimenti sono stati una multa elevata, 720 euro per ogni società, l'esclusione dal campionato di eccellenza, quindi loro non hanno più problemi di seconda fase. La cosa strana invece è lo svincolo di tutti i giocatori, che quella è una cosa che forse va a favore di qualche giocatore, che è libero e può andare a giocare dove preferisce. Tu cosa avresti fatto? Cioè non li avresti svincolati? Io non li avrei svincolati, li avrei costretti a giocare l'anno prossimo in un campionato regionale. Per me era più punitivo per i giocatori. Al di là che, sinceramente, secondo me, i giocatori erano quelli che avevano meno colpa. Perché lì sono stati i presidenti e gli allenatori, sicuramente. Il giocatore, sì, sono grandi e grossi, ma sono sempre dei ragazzi, ecco, quindi possono essere influenzati, cose del genere. Poi se uno aveva voglia di vincere, l'allenatore lo toglieva e aveva risolto il problema. Per cui, secondo me, i ragazzi sono i meno colpevoli, anche se si sono prestati a uno spettacolo indecoroso, ecco. Bene, io direi che il nostro tempo purtroppo è giunto al termine. È già finito? È volata Silvia, è volata. E quindi dobbiamo premiare? Quindi dobbiamo premiare il vincitore, che come facciamo? Estraiamo a sorte? Direi di sì. Chiediamo a Andrea. No, a me per carità. Capitano, dimmi tu. Alessandro, perché è un ragazzo che comunque in campo ci mette l'anima, ci mette il cuore e ci incita sempre, ci aiuta sempre. Quindi anche in panchina. Anche in panchina. Sei un leader. Adesso leader è un parolone. Lo diventerai. Qual è il tuo sogno? Non lo so. Non lo vuoi dire, però ce l'hai. Non lo so, cioè. Non lo vuole dire. Meglio per scaramanzia. Ma seguite la prima squadra? Sì, ogni tanto sì. Io non l'ho mai visto. Com'è, Michele? Com'è giocare? Giocare...
Diciamo che la prima squadra non la seguono molto. Ah, non la seguivo. Vediamo di venire alle partite, non li abbiamo mai visti. Ti sei salvato in corner. Se posso spezzare una lancia a loro favore, è anche per questione di orari. Loro giocano sempre venerdì sera, loro sabato mattina vanno a scuola, quindi è per quello che non seguono. Però dai. Io mi alzo. Però siamo comunque sempre. Quindi vengo da te col vincitore. Sì, viene da me col vincitore, vieni, che gli diamo il nostro fantastico premio. Vieni, sport. Vieni in mezzo qua tra di noi. Sono troppo alto. Cosa vuoi No, stiamo in piedi. Io vado seduto, sennò. Ah, no, io va bene. Cosa ci vuoi dire della tua, visto che dobbiamo chiudere, della tua polisportiva? Ah, io vi faccio i complimenti. Grazie. Innanzitutto penso che sia una grande polisportiva, perché siamo un gruppo affiatato e penso che più ragazzi si iscrivano meglio è, perché comunque e ci fa parte sempre, oltre che una squadra, un gruppo di amici, e questo è l'importante, insomma, stare insieme. Posso confermarlo che la Stella nasce anche tanta amicizia fra i compagni di squadra, con gli allenatori, con i dirigenti, che non sono soltanto dirigenti ma sono anche amici, anche quando ci offrono la cena, soprattutto quando ci offrono la cena. E quindi io direi di salutare. E un grosso in bocca al lupo alla polisportiva Stella, complimenti. E vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre qui su Teleromagna, sempre alle 20:30. Sempre alle 20:30, con ospiti la polisportiva del Basket Rizzone. Ah. Una buona serata a tutti. Buona serata un a tutti, saluto. E alla prossima settimana. Arrivederci. Ciao. Bar Trattoria Sole. A 5 minuti di auto dal centro storico di Rimini puoi trovare un locale d'accoglienza calda e generosa. Oltre a Enzo e Ornella, lavorano alla Trattoria Sole anche i figli Daniele e Danilo, la nuora e la suocera, un vero pilastro della cucina. Tra i piatti più apprezzati, le tagliatelle fatte in casa, ma anche le carni alla brace, i contorni alla griglia e le verdure di stagione. Bar Trattoria Sole, via Santa Aquilina 34, Rimini, telefono 0541 756396. Una vettura oppure un veicolo commerciale Volkswagen? Da 20 anni il punto di riferimento è Forti, Riccione, via Vercelli 5, vicino all'aeroporto di Rimini. Forti, assistenza, magazzino, gommista, elettrauto, vendita, nuovo ed usato, garantito. Vieni a trovarci a Riccione, via Vercelli 5, www.fortiauto.it. Problemi di spazio? Metti le tue cose al sicuro con Metrobox. La soluzione ai vostri problemi con spazi da 1 a 50 metri quadri. La tua soluzione è Metrobox in via Emilia 124 a Rimini, telefono 0541 74 35 13.